Autocracies thrive on exploiting our hesitancy. Dialogo, sì, ma niente ambiguità, perché le autocrazie prosperano davanti alle esitazioni. Mario Draghi diceva a New York, presente l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, il premio di statista dell'anno. Draghi incassa anche i complimenti del presidente americano Biden, che ne celebra la leadership in un momento complicato per il mondo. Discorso tutto politico, quello di Draghi, atteso tra poco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove tornerà sulla necessità di fermare il dilagante autoritarismo, il riferimento alla Russia con l'assalto all'Ucraina, ma anche ad altri stati come Cina e Ungheria di Orban, temi quelli di politica estera che dominano la campagna elettorale. Resta aperto lo scontro Letta-Meloni dopo il viaggio di ieri del segretario Dem a Berlino con il sostegno del partito socialdemocratico tedesco, che teme una vittoria di Meloni bollata come post-fascista. Oggi Meloni attacca la sinistra per non essersi mai dissociata dai regimi comunisti. Politica estera che divide ancora, Berlusconi si smarca dai suoi alleati. La mia Europa non è quella di Orban e Draghi sarà utile anche nel futuro. Più esplicito Calenda, Draghi, se chiamato da Mattarella, non può dire di no al ritorno a Palazzo Chigi. Per Conte le sanzioni contro la Russia danneggiano anche l'Italia e serve una soluzione diplomatica sul conflitto in Ucraina. Al Senato intanto, con il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto aiuti bis di 17 miliardi, si è tenuta l'ultima seduta della 18ª legislatura, atto conclusivo delle attività parlamentari in vista del voto di domenica. E per molti senatori è stata l'ultima volta nell'aula di Palazzo Madama.